si è riunita la commissione per il sorteggio dei componenti della commissione di valutazione riguardante l'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore disciplina di nefrologia della struttura complessa nefrologia tradate nella SST del Setterai. Quindi il presente verbale si apre dal odierna 23 maggio 2023 alle ore 10:12 presso la struttura complessa gestione e sviluppo risorse umane della SST del Setterai, dove si è riunita la citata commissione. La commissione ti chiamo stata nominata con delibera 348 del 10 luglio 2020 ed è composta dal sottoscritto Daniele Di Rotto in qualità di presidente, dall'ingegner Silvio Del Torto in qualità di componente, da signora Berta Brunella in qualità di componente e segretario. La commissione prende atto che, in sensi dell'articolo 15,7 bis lettera A del decreto legislativo 502/92 successive modificazioni e integrazioni e della deliberazione del numero 553 del 2 agosto 2013 della Giunta Regionale della Lombardia, si è provveduto ad indicare mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Lombardia, serie mese concorsi numero 10 del 8 marzo 2023, data ora e luogo fissata per le operazioni di sorteggio. La commissione prende quindi visione dell'elenco nazionale nominativo, costituito dall'insieme degli elenchi regionali del direttore di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale e per quanto quindi interessi di quelli specifici riportanti il personale di ruolo della disciplina prevista. Si precisa che, in ossequio all'articolo 20 della legge 118 del 5 agosto 2022, almeno due direttori di struttura complessa dovranno appartenere ai ruoli di direzioni diverse dalla Lombardia. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore della Regione Lombardia, è nominato componente il primo sorteggiato e si prosegue il sorteggio fino a individuare almeno due componenti di regioni diverse. Inoltre, se all'esito del sorteggio la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare dove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale precedentemente indicato. Al fine di soddisfare i suscitati criteri, quindi quello regionale e quello della parità di genere, e tenuto anche conto che il direttore sanitario dell'azienda fa parte integrante della commissione ed è di genere maschile, si procederà al sorteggio utilizzando inizialmente l'elenco completo in cui sono presenti, cioè entrambi i generi, maschile e femminile. Qualora il primo componente titolare sorteggiato fosse di genere maschile, si proseguirà con il sorteggio utilizzando solo un estratto del medesimo elenco, composto esclusivamente dai direttori di struttura complessa di genere femminile, al fine di garantire la presenza di due componenti titolari di genere femminile e due componenti titolari di genere maschile, e quindi la parità di genere nella composizione della commissione. Si precisa inoltre che, data l'urgenza di concludere la presente procedura in tempi brevi, tenuto conto delle difficoltà di acquisire la disponibilità dei componenti sorteggiati, per ogni componente titolare vengono sorteggiati tre componenti supplenti per un totale di 9 componenti supplenti. Nel rispetto del suscitato criterio di genere, tenuto conto della composizione della commissione titolare, numero 4 componenti supplenti dovranno essere di genere femminile e 5 di genere maschile. Qualora i primi 5 componenti sorteggiati dall'elenco fosse completo fossero di genere maschile, si proseguirà con il sorteggio utilizzando il suddetto estratto dell'elenco completo, composto cioè esclusivamente dai direttori di struttura complessa di genere femminile, al fine di garantire la parità di genere nell'individuazione dei direttori di struttura complessa. Vi mostro a questo punto gli elenchi, l'elenco completo, cioè composto sia da persone di genere maschile e femminile. Poi l'estratto con i 19 componenti nominativi di genere femminile. Allora, per il sorteggio la commissione decide di seguire la procedura in stretta analogia a quanto previsto l'articolo 15 del DPR 20 novembre 1948 numero 1677 riguardante le modalità di
di estrazione delle lotterie nazionali, utilizzando tre sacchetti e contenenti ciascuno le palline numerate occorrenti, uno di colore marrone, uno di colore blu e uno di colore verde, per l'estrazione dei numeri indicatori rispettivamente delle centinaia, delle decine e delle unità. Ecco. Verifichiamo prima la presenza dei numeri indicatori, cominciamo con le centinaia. Zero. Uno. Simonelli, Roberto, Frosinone. Sorteggiato. Ah. Eh sì, perché un uomo è sorteggiato. Ah sì, dentro le donne, chiedo scusa. Dobbiamo rifare l'estrazione, dobbiamo rifare il sorteggio perché dobbiamo rifarlo solamente con le unità, non con le centinaia. Questo lo togliamo, rifacciamo l'estrazione solamente con unità per i versi di genere femminile. Sono 19, ora prima le decine e poi le unità. 8, 9, 5, 1.
amministrazione del terzo concorso di titolare, sempre però nell'ambito del sub elenco con il rappresentante di genere femminile, quindi prima le vicine. Adesso si procede con l'individuazione dei componenti supplenti, ricordando che per rispettare il principio della parità di genere, 4 componenti supplenti dovranno essere di genere femminile e 5 di genere maschile. Quindi inizialmente si utilizza l'elenco completo, va bene, c'è anche il primo supplente, uno. Quinto componente supplente. Quinto uomo. Uno.
supplenti di genere maschile, e quindi le altre quattro componenti devono necessariamente essere di genere femminile per rispettare i criteri della parità di genere. Il, è composto da 19 nominativi, quindi l'elenco del un indicatore del centinaio non servono, utilizziamo solamente quello delle scienze. Settimo componente supplente. Uno. Montano. Quattro. Rispondente numero 14. Rossi Natalia. A. L. Piemonte. Interessante. Sì. Esaurite le operazioni di sorteggio, la commissione dispone che il presente verbale venga con il segretario rimesso al commissario straordinario per quanto di competenza e viene confermato e sottoscritto alle ore 10.30.